parlato del Khalil Next Generation con Valentina, adesso Luca. Ciao a tutti, ciao. Che anche tu fai parte di questa combriccola. Assolutamente sì. Diciamo questa realtà bella, molto realtà. Molto impegnativa e, sì. E come si dice? Aiuto, tanta vabbè, roba, tantissima roba, ambiziosa, volevo dire. Sì, molto innovativa, c'è stato molto lavoro dietro. Io in questo caso mi occupo di tutta la parte musicale, quindi sì? Oltre dello sviluppo del software, che ovviamente non ho fatto io, sì? Ma a livello musicale ho agito nel cercare di capire come poter usare, con quali potenzialità poter usare questa piattaforma. Giusto. Appunto dal semplice live in acustico dove si entra nel mixer, dal mixer con left e right nella scheda audio, sì. Quindi dalla parte più semplice, mm-hmm. al comunicare con i vari programmi che siano Logic, Pro Tools, sì. quello che è, in modo da poter avere un mix un po' più curato, avere la possibilità di lavorare con delle sequenze, farsi degli arrangiamenti sul momento. Sì, esatto. Tecnico, esatto. Però ovviamente. E per quanto riguarda tutto il resto di cui ci occupiamo, quindi a livello musicale mi occupo di quello, quindi supporto gli artisti sia sul palco che della creazione, arrangiamento dei brani, accompagnarli qualora ci fosse solo il cantante, quindi io sono chitarrista da 1000 anni. Hai un po' di esperienza, qualche capello bianco. I capelli bianchi, ma non li ho tinti perché vanno di moda. Perché dopo fa vedere che sei spento. Sì, ho fatto un lavorone di tinteggiatura. No, scherzo. Sì, va bene, fa parte del gioco. Senti, quando è che ti sei approcciato per la prima volta a questo progetto? Due anni fa, qualcosa del genere, sì. Il progetto è nato da Valentina Gautier, sì. E essendo diciamo in vivo contatto per varie cose, varie collaborazioni, diciamo che niente, ho dato il mio supporto, sono contento che lei si è fidata di me e tutto quanto, quindi c'è stato da ridere. Poi appunto diciamo che abbiamo fatto delle belle nottate in studio, ci credo, dice, oh che bel lavoro che fai, sei sempre in studio, bellissimo, arriva l'occhiaie, bellissimo, la gente fuori a fare aperitivi, palestra, noi topi da studio, assolutamente. Però comunque l'importante, io come dicevo prima con Valentino, ho visto veramente tanta passione, no? Sì, il suo racconto è stato, cioè, volevo quasi dire aspetta un attimo, fammi andare a vedere il sito com'è perché sono troppo curioso. E siamo molto molto stacanovisti, non riusciamo a staccare, per quanto a volte la passione diventa, quando è troppo, diventa sì, poi il sì. lavoro che dici basta, non ce la faccio più, veramente, guarda domani mi prendo 2 giorni liberi. Esatto. Sono l'una del mattino, dici no, cazzo, che palle, vado in studio, boh, lavoro, vado a suonare, vado a fare, quindi diciamo, non riusciamo a staccarci, ci mettiamo tutto, cioè noi stessi siamo là dentro, basta sì, questo. Bellissimo. Guarda, io come dicevo prima con lei, perché io vi ho approcciato stamattina, ci ho dato un occhio, sono andato sul sito e ho detto ma guarda che bella cosa. Poi me l'ha raccontata Marco, mi ha raccontato un po' di cose e sono ancora più curioso. Poi adesso con Valentina ha detto no, basta, devo andare assolutamente a vedere questa cosa. Noi come dicevo... Il team è forte, no, infatti no, la cosa che mi piace molto... È proprio energia. Sì, assolutamente, bello. Ci sono anche dei numeri uno nel loro settore, quindi io sono onorato da questa cosa perché molto umilmente faccio sempre fatto musica, ho suonato però, anche per qualche personaggio interessante, però trovarmi veramente... con dei numeri uno della comunicazione, sì, esatto. Piuttosto dell'ufficio stampa, per me è una novità, no? Comunque, quindi, sì. Bello, sono contento. Addio, Luca, non posso far altro dopo tutto quello che ci avete, dico voi, perché ci avete raccontato, fanno un grande in bocca al lupo, come dicevo prima con Valentina, non so quanto avete veramente bisogno, perché ragazzi avete fatto una roba bellissima. Io non so anche a livello, non solo italiano, ma anche fuori dai confini, quanti di questi progetti ci siano, perché effettivamente... così non l'ho mai visto, poi forse mi sbaglio. Non lo so, lo scopriremo presto perché è che una roba, questo darà la possibilità di sviluppare anche dei programmi televisivi. Esatto. E noi abbiamo qualcosina in mente, anche extra musica, però sempre cose che appassionano. Una base di partenza, è quello che è bello, non è per qualche è già arrivato, anche perché è già arrivato, perché poi mi raccontava prima Valentina, ma può essere una base per fare tante cose diverse, quindi... molto molto assolutamente sì, e le faremo perché è bello anche a volte uscire anche fuori dalla musica. Comunque andremo alla conquista dell'Europa. Sì, faremo i barbari al contrario, adesso l'Europa sarà andate su i vandali. Esatto. Senti, io ti ringrazio Luca e salutiamo gli amici di Radio Sites e quelli che si iscriveranno a Khalil Next Generation, ricordiamolo ancora una volta, grandissimo progetto, sempre qui dal May Meeting dell'etichetta indipendente. Ormai siamo arrivati tardo pomeriggio, vediamo che qua si inizia a sbaraccare, quindi anche noi tra poco. Stati 3 giorni di fuoco proprio, esatto. di fuego.
No, io spero nel grazie questo allora. Piccolo di Radio Science di fare da cazza di risonanza per questo, per quello che è un gran progetto. Vedremo tra 3, 4, 5 anni dove sarà arrivato questo progetto. Guarda, speriamo bene, ma un bocca al lupo enorme anche a voi, perché siete grandi. Vabbè, poi ci si fa due chiacchiere prima dell'intervista, così anche a livello personale. Guarda, sarebbe bello organizzare qualcosa. C'è Valentina qualcosina. Che vuole entrare a gamba tesa. Dai, ma facciamo intanto l'aspetto tecnologico. Perché dico. L'aspetto tecnologico in genere viene messo da parte, ma non è vero, è la parte principale. Io vi saluto, passo la palla a Carlo Fusconi. Luca. Ciao Carlo, grande Luca, grandissimo. Carlo, salve, raccontaci tutti. Un po', a me mi hanno raccontato tanto, tantissimo, però so che c'è ancora qualcosa che puoi dire. Certo, posso dire come è stato fatto, perché è stato fatto con mesi e mesi e mesi di duro lavoro, un lavoro di equipe oltretutto, sì. È un lavoro che oltretutto ci ha portato via molte risorse, perché sappiamo tutti che internet è praticamente in mano all'esercito tipicamente, sì. E a noi comuni mortali restano le briciole, no? Esatto. E quindi per ovviare a questo problema, sapendo come la connettività, non solo in Italia, ma praticamente in tutto il mondo, la connettività è quella che è, soprattutto dove non siamo raggiunti dalla fibra ottica, sì. Abbiamo dovuto lavorare su un sistema basato sul cloud computing. Okay. Presente la classica nuvoletta che si vede in tante immagini. So che stai entrando in un terreno che... conosco, per sentirlo dire, l'uomo tecnico è sempre quello che è dall'altra parte della regia, però mi sto incuriosendo. Ma sì, perché cosa succede? Se un artista si esibisce e vuole avere una certa quantità di pubblico davanti a sé, certo. E noi offriamo 100 persone in contemporanea sono che tanti. Controllano l'artista, l'artista dovrebbe avere una banda che permetta questo, esatto. Praticamente infinita, perché sappiamo che in audio e in video serve un megabit al secondo. Il download, c'è l'upload, esatto, quello stavo dicendo. Quindi, ma quanta gente c'è in Italia che ha queste capacità di connessione? Si trova in certi posti d'Italia che non arriva, quindi è praticamente impossibile. Esatto. Come forse abbiamo ovviato questo problema? Abbiamo ovviato questo problema facendo una unica connessione dall'artista verso questa famosa nuvoletta. Sì. E dalla nuvoletta possiamo scendere fino a 100 persone contemporaneamente. Che cosa succede? Esatto. Che questa nuvoletta nella realtà è una serie di data center interconnessi che ha delle potenzialità in upload e download che nessun privato si potrebbe permettere. E qui si entra in un aspetto anche, diciamo, dal punto di vista denaroso forse un po' pesante. Infatti, ci vuole spalle larghe, ecco, diciamo la cosa infatti non è a costo zero assolutamente per noi, però consente a praticamente chiunque abbia una connessione al limite della decenza di poter trasmettere una qualità più che buona sia in audio sia in video e poter interagire con moltissime persone. Infatti oggi mi dicevano proprio questo, l'audio e il video sono ottimi, questa cosa mi chiedevo, scusa, ma con 100 persone connesse è tosta. Invece poi adesso mi stai dando delle info che adesso non sapevo. Questa cosa è importante anche dirla, come dicevo prima, nel nostro piccolo, per fare un po' da cassa di risonanza, perché effettivamente non scoraggiarsi se sono, non lo so, in provincia di Modena o qualche, magari la connessione non arriva tanto bene, nonostante sia una discreta connessione, perché c'è la possibilità, chiaramente, come dicevi poco fa, nel limite del possibile, perché poi, secondo me, se fai fatica ad arrivare è un altro discorso, ma senza avere la fibra è la possibilità comunque di avere ottima qualità. Oggi come oggi il digital divide affligge non soltanto l'Italia ma un po' tutti i paesi del mondo. Io ho seguito molti anni fa un progetto contro il digital divide, figurati, nella periferia della città di Seattle. È la capitale della tecnologia, penso un po', però nella periferia della città di Seattle abbiamo fatto un lavoro proprio volto a combattere il digital divide. Non è un problema che affligge soltanto l'Italia, per adesso noi ci muoviamo in Italia, speriamo prossimamente di muoversi anche all'estero. Anche perché questo progetto, come dicevo prima con Luca Marchesini, cioè, oggi mi chiedevo prima, mentre anche Valentina mi raccontava, ma sì, oggi voi siete in Italia,
quanti progetti simili al vostro ci sono nel mondo? Non credo che ce ne siano tanti, forse siete gli unici. Così, ma in Italia siamo sicuramente gli unici. Okay. E nel mondo, se voi siete, penso io, gli unici, a maggior ragione forse sarà anche più semplice andare in altri mercati, in altri contesti, anche perché... Adesso io premetto, non sono un artista, io mi occupo di informatica da una quarantina d'anni, quindi... Andresti d'accordo con Sainz, È nata un pochino per caso, però... Secondo me, almeno da quello che mi dicono gli artisti, la musica italiana è molto valutata nel mondo. Sì, cioè, sì. Io ho viaggiato parecchio comunque la musica italiana, io l'ho sentita negli Stati Uniti, America Latina, l'ho sentita in Cina addirittura. Sì, sì, no, ma anche in Europa. Cioè, mi sono ritrovato in un albergo a Pechino dove cantavano Azzurro. Noi siamo in posti che non pensiamo, invece senso. È vero. Secondo me viene valutata molto di più all'estero che in Italia, quindi secondo me è un peccato che questa piattaforma sia limitata al mercato italiano, anche perché noi sappiamo che il web non ha confini. Esatto, e poi direi di più, lo direi tu a me, forse all'estero in molti contesti le connessioni di base sono migliori delle nostre, ho notato. Poi non è sempre vero. Io dove sono andato ho sempre trovato delle connessioni pazzesche. Poi sarà che dove sono io che vado molto piano, però questa cosa sicuramente può essere d'aiuto, no? per questo progetto. Che altro assolutamente. Che altro aggiungere? Khalil Next Generation? Khalil Next Generation, abbiamo ancora un mesetto per mettere a punto gli ultimi dettagli sulla qualità audio e video. Adesso è la versione beta, mi dicevano. Sì, siamo alla versione beta perché vorremmo creare un automatismo di autoadattamento alla connessione del performer. Ho capito. Nel senso che se il performer è in una grande città, non so, Milano, gli arriva la fibra ottica nello studio, è chiaro che quello può sparare una qualità audio pazzesca, e video a manetta. Esatto. Se invece in periferia che gli arriva solo il doppino telefonico, fa un pochino più di fatica. Volevamo migliorare un pochino questo aspetto ancora, per quello che siamo un po' in ritardo, ma d'altronde nel software è normale essere in ritardo. Da Windows in poi ci insegnano che anche durante le presentazioni a volte si bloccano. Quindi stiamo in beta ancora per un mesetto e poi insomma contiamo di... Speriamo, insomma, di avere un certo successo. Vi terremo d'occhio, nel senso che anche se poi mi raccontava che avete bello zoccolo duro, però vi terremo d'occhio perché sono veramente molto, molto curioso. Di progetti Radio Science ne ha visti tanti, nel senso ospiti ci hanno raccontato, eccetera. E tenevamo sempre d'occhio, qualcuno andava avanti, qualcuno si fermava, perché sai, poi più delle volte erano progetti a cui mancava forse una base. Poi vedo che la base c'è. Vedo che non c'è solo la base, c'è anche va a salire. No, questo è un gruppo. Io vedo che avete anche ottimi contatti, sinergie varie. Io credo che, insomma, dai, non dico nulla perché sono sempre uno molto scaramantico, però io faccio il tipo per voi, nel senso che aiuta poi la musica, no? Aiuta l'arte e non solo, perché lì si va a dare tutta quella visione di campo e si va a diramare tutta una serie di opportunità interessanti. Io ti ringrazio, grazie, è stato veramente un piacere. Io farei, se mi permette, una foto con te davanti al banner di Radio Science. Ci avviciniamo qui.